Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Generalmente mi imbatto spesso in parecchie offerte e qualche volta ve ne dico magari qualcuna in alcune community o solamente sui social, ma spesso e volentieri non ve ne racconto. Ho scoperto un preordine di un gioco molto importante per me e naturalmente voi che mi seguite abbiamo in teoria gli stessi gusti anche per voi, ad un prezzo veramente stracciato. Prima di andare avanti, voglio dire due cose fondamentali. La prima, se vi piace questo genere di video, magari dove vi racconto alcuni giochi che ho intenzione di acquistare e che hanno un buon prezzo, scrivetelo sotto nei commenti e magari ogni tanto vi carico qualche video su questo genere di cose. Seconda cosa, naturalmente queste sono scelte, o meglio, sono prezzi che ho trovato io in questo momento. Se ne trovate di prezzi più bassi dei giochi che io vi racconto, scrivetelo sotto nei commenti perché è importante, perché posso risparmiare io e potete naturalmente risparmiare anche voi e tutto naturalmente alla combriccola degli iscritti. Detto questo fondamentale, partiamo con questa piccola lista di giochi. Quindi sigla che non c'è, forse la dovrei fare in questa cosa, però magari vediamo quando abbiamo più iscritti e siamo più famosi. Al primo posto, no, non è vero, non è al primo posto della lista che ci ho scritto, ho trovato Shadow of Tomb Raider, che è un gioco che volevo naturalmente acquistare, che è stato secondo me un pochettino surclassato perché è uscito nello stesso periodo più o meno di Spider-Man ed è stato secondo me molto trascurato. L'ho trovato a 35 € sia per PS4 che per Xbox. Lo trovate nello store naturalmente ed è un buon affare perché considerate il fatto che quando è uscito costava 70 € e forse a 70 € era un po' caro. Secondo gioco molto importante è LEGO DC Super Villains che è calato. Quando ho fatto io il video della recensione vi avevo detto che il prezzo giusto sarebbe stato intorno ai 50 €. Ecco perché la Warner Bros. Ha visto il mio video e quindi ha deciso di calare il prezzo e l'ho messo a 39. 39 è un buon prezzo dallo store naturalmente, però ho sentito, se non ricordo male, che qualcuno di voi era riuscito ad acquistarlo anche a 35 €. Magari se questa persona che mi aveva già scritto in precedenza può scriverlo di nuovo sotto nei commenti, farà un piacere naturalmente non soltanto a me, ma soprattutto a tanti di voi che hanno intenzione di acquistarlo per Natale. Passiamo presto, un altro gioco che ho comprato ma ancora non vi ho portato e l'ho trovato in questo momento a 35 € è Mutant Year Zero Road to Eden. È uno strategico, è un po' diverso da quello che vi porto generalmente. Infatti ero in dubbio se portarvelo oppure no perché secondo me è un genere che non potrebbe piacere. L'avevo seguito già da un altro YouTuber, mi era piaciuto tantissimo, quindi l'ho acquistato e l'ho giocato. L'ho trovato a 35 €. 35 € credo che per un gioco che è uscito il 4 dicembre sia un prezzo abbastanza abbordabile, anzi direi forse anche tendente al basso. Divertente, ambientazione divertente, si guidano tutta una serie di mutanti. È piacevole, ragazzi, secondo me è un bel gioco. Poi vabbè, deciderò se portarlo più o meno o no sul canale. Passiamo appresso, notizia molto importante. Sto parlando di un preordine di un gioco. Vi posso garantire che potrebbe sembrare fatto apposta, ma vi giuro che io, dopo aver fatto il video, tipo qualche giorno fa, ho scoperto di questo prezzo, di questo preordine. La Warner Bros. Ha messo sullo store sia per Xbox e sia per PS4, ma credo che sia un prezzo generale, quindi molto probabilmente uscirà anche per lo Switch, per la Switch a questo stesso prezzo, su Steam in teoria di solito è sempre più basso. Vabbè, vi dico subito, sto parlando di LEGO Movie Video Game 2, quello che uscirà a febbraio. Lo hanno messo già in preordine a 39,99. Mi pare che è come se mi avessero ascoltato, cioè quando io ho fatto il video e ho detto che il prezzo giusto sarebbe stato intorno ai 50 €, hanno detto vabbè facciamo contento Magnus e mettiamo il prezzo ancora più basso. Io credo che per un gioco LEGO in preordine che ancora non è uscito a 40 € sia un affare. Detto questo però metto sempre le mani avanti perché generalmente siamo abituati a prezzi molto più alti. Se il prezzo è così basso o ci vogliono veramente tantissimo bene. Ho paura che ci possa essere qualche fregatura, però mi fido della Warner e quindi spero che il gioco sia, come
come gli altri, ma ad un prezzo più basso, e credo che 40 euro sia veramente eccezionale. Non so se lo pensate naturalmente anche voi come me, scrivetemelo sotto nei commenti se non siete d'accordo e dite che secondo voi anche 40 euro per un gioco della Lego che appena esce è alto. Magari forse mi sto sbagliando. Passiamo presto e vi considero anche God of War a 35 euro, l'ho portato anche sul canale, è un grandissimo gioco, molto lungo, combattimenti spettacolari, storia spettacolare, Kratos è diverso dagli altri, quindi è meno rude e un po' tendenzialmente anche più all'umano, quindi potrebbe essere piacevole, ma naturalmente se non vi piace il genere lasciate stare. Detto questo, spero di avervi fatto naturalmente una cosa gradita, scrivetemi sotto nei commenti, magari se vi fa piacere ogni mese o ogni tanto vi caricherò un video del genere su dei giochi che secondo me, o almeno dal mio punto di vista, possono essere un affare. E vi ricordo naturalmente che se avete altre notizie scrivetemelo sotto nei commenti, poi lo sapete, magari se è un grandissimo affare possiamo mettere il commento in alto e dare la possibilità a tutti quanti di risparmiare qualcosa, perché è importante comprare tanti giochi, ma è importante anche cercare di risparmiare il più possibile. Naturalmente come sempre, un video, questo è il momento, mi raccomando un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video, bye!